centinaia di persone, titolari di bar, ristoranti e palestre in piazza questa mattina a Campobasso per protestare contro l'ultimo DPCM del Premier Conte. Noi degni di lavorare, voi indegni di governare, lo slogan scelto dai manifestanti. Sit-in anche a Isernia, domani tocca a Termoli. La casa di riposo Gargani di Isernia è in isolamento, all'interno 47 positivi, si lavora per proteggere le uniche 3 persone risultate negative al Covid. Le testimonianze della direttrice e degli ospiti, l'ultimo bollettino un decesso e 95 positivi. Il suo cuore ha cessato di battere stanotte al Cardarelli, cordoglio unanime in Molise per la morte di Ernesto Toma, padre del presidente della regione. Domani alle 21 torna Conto alla rovescia, talk diretto da Pasquale Damiani. Il Molise è sotto assedio Covid, il tema della prima puntata della nuova stagione. Ospiti in studio, collegamenti e inchieste per analizzare l'emergenza sanitaria ed economica. A Isernia bar aperto a mezzanotte, ora rischia la chiusura all'interno diversi avventori. E fino allo sport il calcio di Serie D. Il Covid irrompe nel girone F del raggruppamento interregionale e ferma Campobasso e Agnonese. Rinviate le gare con Albalonga e Vastese. L'approfondimento stasera nel corso di Molise Sport. Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso. In apertura l'avete sentito dai nostri titoli, c'è l'emergenza economica legata al coronavirus. Questa mattina centinaia di persone in piazza a Campobasso sotto la prefettura per protestare contro l'ultimo DPCM del Premier Conte. Noi degni di lavorare, voi indegni di governare, lo slogan scelto dai manifestanti. Sentite. Manifestazione pacifica ma rumorosa in piazza Prefettura a Campobasso, il sit-in di protesta di titolari di bar e ristoranti, con loro anche i responsabili delle società che operano nel settore sport, giovani imprenditori che si sono attenuti a tutte le disposizioni imposte dal governo investendo ingenti risorse e ora si sentono penalizzati, inascoltati, colpiti da un provvedimento calato dall'alto. Ok, va bene, dobbiamo chiudere anche noi nonostante non ci siano evidenze scientifiche che dimostrino che nel mondo dello sport si attivino focolai legati al contagio Covid, però è anche giusto adesso dire che chi ci governa deve poter ascoltare le esigenze e le richieste di chi lavora, paga le tasse, dà lavoro, alimenta il sistema e che non si può accontentare di quello che probabilmente oggi è sul tavolo. Forse i nostri governanti dovrebbero essere al nostro fianco, ci piacerebbe avere stima di chi statuisce per noi. Ma chi statuisce per noi per poter governare dovrebbe davvero sapere di cosa abbiamo bisogno oggi, perché guarda, il problema non è soltanto l'indennità che vorrebbero erogare, queste famose 800 euro ai collaboratori, perché nel mondo sportivo ci sono collaboratori strutturati che ancora non prendono in questa regione la cassa integrazione di giugno. La chiusura è improvvisa, perché settimana prima avevano detto che se le palestre si mettevano a regola, quelle che non lo erano, perché noi ovviamente dal 1° settembre che avevamo ripreso l'attività siamo sempre stati in regola, e poi anche il fatto che ad oggi nello sport nostro nessuno è risultato positivo al Covid. Vedo ingiusto la chiusura proprio delle attività sportive che permettono a tutti, no? ai bambini, agli adulti, di aumentare le difese immunitarie facendo sport. I contributi a fondo perduto previsti dal DL Ristoro non bastano. Molti di loro probabilmente saranno costretti ad abbassare per sempre la saracinesca. Il ristoro che è previsto dallo Stato è relativo, molto relativo, perché quei soldi basteranno se no a coprire quello che è stato dovuto fare in passato, quindi dal marzo, per adeguare le proprie attività. Sono troppe le omissioni di questo governo, sono troppe le cose che nasconde, per cui ritengo che legittimamente quella parte del popolo che ha qualche pretesa in più di chiarimento
lo dimostri. Siamo ultra penalizzati, anche perché la nostra è un'attività che si svolge al 99% di sera, quindi il nostro incasso è praticamente zero, infatti noi siamo chiusi. I ristori che hanno creato questo governo, insomma, sono del tutto inefficienti e inappropriati e inoltre non è questo il modo di bloccare questa pandemia. Le partite IVA in questo momento hanno bisogno di lavorare, perché noi non chiediamo soldi dallo Stato perché capiamo che è una fase di emergenza, però ci hanno chiesto nella prima fase che dovevamo metterci in sicurezza e abbiamo provveduto a metterci in sicurezza. I nostri clienti entrano e sono giustamente, trovano tutte le misure adeguate che lo Stato ha richiesto. Ora noi non capiamo perché in questa seconda fase chi è stata penalizzata è stata la partita IVA, perché nel privato tutti sono tutelati. Non è una manifestazione sull'onda emozionale come qualche ministro ha riferito qualche ora fa, totalmente incompetente politicamente, bensì è una manifestazione di preoccupazione, preoccupazione delle famiglie, preoccupazione dei ristoratori, delle attività culturali, delle attività sportive. Io ritengo che questo porterà ulteriori problematiche dal punto di vista economico in questa città, in questa regione. Al termine del sit-in, una delegazione di manifestanti è stata ricevuta dal prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico. Manifestazione di protesta anche a Isernia, ieri sera in piazza Celestino V, manifestazione seguita per noi da Nicola De Santis. Ieri sera i commercianti di Isernia sono scesi in piazza per protestare contro le misure adottate dal governo per contenere la diffusione del contagio. Esercenti storici, ragazzi che faticosamente sono riusciti ad avviare un'attività, tutti uniti davanti alla Fontana Fraterna per lanciare un grido d'aiuto alle autorità nel momento storico più difficile dal dopoguerra. E c'è anche chi, a causa della crisi, dopo il primo lockdown, non ha avuto la forza per rialzare la saracinesca. Il danno economico che io ho subito, oltre a non poter riaprire, è stato di 25.000 euro. Cioè, la merce che io ho acquistato per la primavera-estate è rimasta chiusa negli scatoloni. Non ci sono state comunioni, non ci sono stati matrimoni, battesimi, compleanni. E di conseguenza io poi avrei dovuto vendere in saldi tutta la merce che mi era rimasta. Questo però non è possibile perché avrei dovuto poi a luglio-agosto ricomprare una nuova collezione autunno-inverno per fare cosa? Per richiudere di nuovo questo inverno e avere ulteriori perdite? Economicamente io non ce l'ho fatta a sostenere le perdite che ho avuto e di conseguenza bisogna evitare che succeda questo ad altre persone, ad altri negozianti, perché come me succederà poi ad altri. Gli esercenti isernini chiedono al governo un cambio di passo nella gestione dell'emergenza sanitaria. Sono allo stremo delle forze e senza un aiuto concreto saranno costretti a dichiarare fallimento. Non è solo la ristorazione a chiedere aiuto, ma quasi tutte le categorie. Isernia, ripeto, è una piccola realtà, non è una grande città. E se chiudiamo questi 2-4 esercizi non riapriranno più. Come ha detto la ragazza di prima, noi dobbiamo lavorare e vivere dignitosamente, non aspettando che qualcuno ci dia il piatto il giorno. No, il nostro lavoro ce lo siamo costruiti e dobbiamo tenerlo, continuare a lavorare e ad andare avanti con dignità, dignità. La nostra è una manifestazione civile, pacifica, in cui ognuno ha avuto modo di esprimere le proprie opinioni in merito a questa vicenda che ci sta veramente radendo al suolo come imprenditori. Noi viviamo di una piccola fetta del commercio, essendo una provincia poco turistica per il momento, viviamo di una piccola fetta. Se anche questa piccola fetta viene meno, non potremo più tirare avanti dalle nostre tasche campano diverse famiglie, questa è una cosa fondamentale. Noi reggiamo diverse famiglie di questa piccola provincia e senza il contributo dei piccoli esercenti in molti non avranno più modo di fare la spesa, per esempio. Molti propongono uno sciopero fiscale. Secondo me
uno sciopero fiscale a un certo punto non sarà più uno sciopero volontario, ma l'impossibilità fiscale. Se non abbiamo più introiti, noi le tasse non le possiamo pagare più. Il consigliere regionale Mena Calenda ha voluto esprimere la propria vicinanza agli esercenti partecipando alla manifestazione di Piazza Celestino V ed ha rivendicato la necessità di autonomia nelle scelte da parte della regione in merito all'emergenza sanitaria divenuta ormai emergenza economica. La situazione oggi è gravissima perché noi lo vediamo, l'abbiamo visto ieri a Campobasso in consiglio con una delegazione di esercenti, di rappresentanti delle palestre, insomma c'era di tutto, di più di quelle attività che comunque sono state chiuse, o meglio sono chiuse dalle ore 18 in poi. Stasera qui c'è una piazza che devo dire ha risposto molto bene, ma purtroppo la paura di questi esercenti è quella di non poter portare a casa lo stipendio, è quella di non poter far fede a quelli che sono gli impegni delle proprie famiglie, perché dietro un bar, dietro una palestra, dietro un ristorante ci sono delle persone che vivono di stipendi, ci sono dei lavoratori. Quindi io credo che questo DPCM veramente ha qualcosa di folle, perché hanno fatto sì che prima si adeguassero i ristoranti, le palestre a quelle che sono le norme Covid, e adesso ci raccontano che alle ore 18 la cena, il caffè in un bar, non è più possibile prenderlo. Ma mi dovete dire cosa cambia rispetto all'orario di pranzo? La cena consumata in un ristorante? Non lo so, a me veramente risulta davvero strana questa forma di questo DPCM. In piazza scenderanno anche i commercianti di Termoli, titolari di palestre, bar e ristoranti. Lo faranno domani alle ore 18 in piazza Monumento. Lasciamo l'emergenza economica, occupiamoci dell'emergenza sanitaria, perché ci sono almeno 20 positivi in una residenza per anziani a Vinchiaturo. Lo rende noto il sindaco di Vinchiaturo, almeno 20 persone tra gli ospiti e gli operatori della casa di riposo Samnium. Sono per fortuna tutti asintomatici. La direzione, dice il sindaco Valente, già da ieri sera ha messo in atto tutte le misure necessarie per il contenimento del rischio di contagio del virus. Dunque c'è un problema evidentemente legato alle case di riposo. Da Vinchiaturo ci spostiamo ad Isernia, perché nella casa di riposo Gargani si sono registrati 47 positivi. Il sindaco ha posto in isolamento obbligatorio la struttura, mentre all'interno si lavora per proteggere gli unici 3 ospiti risultati negativi al Covid. Vi proponiamo le testimonianze dall'interno della struttura. Nicola De Santis. Il sindaco di Isernia Giacomo D'Apollonio, con una nuova ordinanza disposto per tutti gli ospiti e gli operatori della casa di riposo Maria Gargani, già in isolamento cautelare, l'isolamento obbligatorio per 10 giorni a decorrere da oggi e sino al 7 novembre e comunque sino all'effettuazione dei tamponi di verifica e salvo ulteriori disposizioni sanitarie impartite dall'ASREM. Sarà dunque proibito accedere alla struttura sino a nuove disposizioni per chiunque, ad eccezione di medici, operatori sanitari o altri incaricati alla prevenzione sanitaria e all'assistenza degli ospiti. All'interno della casa di riposo 35 anziani su 38 e 12 operatori sono risultati positivi. La comunicazione della ASREM è giunta quando la struttura, su indicazione della direttrice Rosanna Gravante, si era già posta in isolamento volontario da domenica 25 ottobre. Si dicono sereni e ricevono costante solidarietà dai familiari degli assistiti, gli ospiti della casa di riposo, cosa che ci conforta in questo momento difficile, ha dichiarato la Gravante. Siamo qui in quarantena da domenica. Sono usciti all'interno della mia struttura ben 35 pazienti positivi al Covid-19 e ben 12 di noi. Nel complesso, nello stato attuale, i pazienti non hanno sintomatologia, quindi sono asintomatici, oppure hanno dei sintomi lievi, quali decimi di febbre, dolori alla gola, ma per il momento è tutto sotto controllo. Ho cercato di prendere, ho reperito presidi, ho reperito ossigeno,
Ho prelevato anche un macchinario dove ci sono i parametri vitali, compreso l'elettrocardiogramma, laddove ci dovessero essere delle situazioni, ma per il momento è tutto sotto controllo. Dalle 5 alle 7 volte al giorno vengono rilevati i parametri vitali, quali temperatura e saturazione. Il clima, insomma, all'interno del centro sembra sereno. Gran parte dei positivi sono asintomatici e solo alcuni sono paucisintomatici. Ispettore, ce la faremo? Senz'altro. Va tutto bene? Tutto bene. Andrà tutto bene? Andrà tutto bene, andrà tutto bene. Giusto? Giusto. Salutiamo. Ciao. Ciao a tutti. Concetta, ce la faremo? E come no? Andrà bene? Certo. Ce la facciamo, vero Concetta? Tutti insieme? Ma noi e voi. Saluta, saluta. Ciao, ciao. La struttura, che già dispone di 6 bombole di ossigeno, è stata rifornita proprio nelle ultime ore di ulteriori dispositivi di protezione individuale, compresi calzari, visiere e mascherine. E dopo l'intervento di domenica, anche oggi il centro è stato sottoposto a sanificazione, soprattutto finalizzata alla tutela dei 3 ospiti risultati negativi. A tal proposito, ha precisato la direttrice del centro, è stato allestito uno spazio isolato nel quale i 3 ospiti negativi trascorrono le loro giornate a distanza dai positivi. Nel centro, oltre alla presenza della direttrice, ci sono attualmente 2 infermieri, 7 operatori sociosanitari, una cuoca ed un addetto alla lavanderia, tutti in attesa che passino i 10 giorni di quarantena al fine di ripetere i tamponi. Facciamo un passo indietro, l'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale del Molise, ultimo bollettino di ieri sera, un decesso e 95 nuovi positivi, sentite. Ancora un decesso per coronavirus, è morto un 85enne di Colle d'Anchise che era ricoverato nel reparto di malattie infettive del Cardarelli. Il numero dei pazienti positivi deceduti sale a 32. Sono invece 95 i nuovi casi accertati dall'azienda sanitaria regionale su 590 tamponi processati. Dunque un altro bollettino di guerra. Esplode il cluster della casa di riposo Gargani di Isernia, struttura posta in isolamento dal sindaco d'Apollonio. 47 i contagiati. Sempre nel capoluogo Pentro si registrano altri 10 positivi, tra cui un medico del pronto soccorso del Veneziale, e ancora 7 casi a Sant'Agapito, 5 a Larino, 4 a Colle al Volturno, 3 a Boiano e Cantalupo, 2 a Campobasso e Vinchiaturo. Positivi anche a Carovilli, Castel Petroso, Ferrazzano, Fornelli, Gambatesa, Monte Roduni, Pettoranello, Pietrabondante, Porto Cannone, Sant'Elia Pianisi, Santa Maria del Molise e Venafro. 2 le persone di Campobasso e Colle Torto ricoverate nel reparto di malattie infettive, un dimesso e un guarito. Nel reparto diretto dal dottor Santopuoli ci sono 19 pazienti, 4 invece le persone in terapia intensiva, 803 i casi attualmente positivi, 766 gli asintomatici a domicilio, 943 i soggetti in isolamento. Per limitare il contagio, il sindaco di Castelpetroso ha chiuso il cimitero dal 31 ottobre al 2 novembre. Infine, il dato nazionale, nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al virus sfiorano quota 25.000, per la precisione 24.991. Le vittime sono 205 e, quanto emerge dal bollettino emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute, i tamponi fatti sono 198.952. Rispetto a ieri, i ricoverati in terapia intensiva sono aumentati di 125 unità, quelli nei reparti ordinari sono 1.026 in più. I maggiori incrementi in Lombardia e Piemonte. Il suo cuore ha cessato di battere questa notte all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Cordoglio unanime in Molise per la morte di Ernesto Toma, padre del presidente della regione Rita Iacobucci. Era nato a Melfi 87 anni fa. L'arrivo in Molise dopo l'inizio della carriera al Ministero delle Finanze a Napoli. Nella città partenopea è nato il figlio Donato, presidente della regione. Si è spento al Cardarelli Ernesto Toma, che all'apice della carriera è stato direttore dell'amministrazione delle entrate e ispettore compartimentale. I funerali domani alle 11 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano. Nel rispetto delle norme anticontagio, la famiglia ha dispensato dalle visite e dalle condoglianze. Unanime il cordoglio della politica e delle istituzioni, appena la notizia è trapelata
trapelata nelle prime ore del mattino. Ho avuto la fortuna di conoscere Ernesto Toma oltre 40 anni fa e di apprezzarne la professionalità e l'abnegazione come dirigente pubblico, ha detto l'eurodeputato Aldo Patriciello, esprimendo vicinanza al governatore. La stessa che pure Forza Italia ha fatto giungere a Toma, come la Lega, che con il coordinatore Iari Colla si stringe intorno al presidente e alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore. Apprendiamo con tristezza la notizia della scomparsa del padre del presidente Toma e il messaggio del PD regionale, che con Facciolo e Fanelli ha espresso vicinanza anche sui social. A lui e ai suoi familiari le nostre più sentite condoglianze per la perdita del caro genitore. Dai 5 Stelle di Palazzo d'Aimmo, condoglianze sincere al governatore e alla sua famiglia, che in un momento già difficile per tutti devono affrontare il dolore del lutto. Dal presidente di Palazzo Magno Francesco Roberti, a nome di tutta la provincia di Campobasso, un abbraccio a Donato Toma, il cordoglio ai suoi familiari. Così inoltre il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina. A nome mia e dell'amministrazione che rappresento voglio non solo portare le condoglianze per la perdita dell'amato padre, ma anche manifestare la stretta vicinanza umana in un giorno così duro da accettare come lo è sempre quello che segna la perdita di un genitore. Solo una parte questa dei numerosissimi messaggi di lutto arrivati in redazione, a cui si aggiungono le più sentite condoglianze e la forte vicinanza a Donato Toma e a tutti i suoi familiari da Marciano, Sabrina e Mirella Ricci, dai direttori e dalle redazioni di Teleregione Primo Piano Molise. Il Molise sotto assedio è il tema della puntata di Conto alla Rovescia in onda domani sera alle 21. Sotto i riflettori l'emergenza sanitaria ed economica, tanti ospiti studio, collegamenti, inchieste, sentite. Il Molise è sotto assedio Covid, questo è il tema della puntata di domani sera di Conto alla Rovescia. Inizia così il nuovo ciclo del nostro talk di approfondimento che ogni venerdì sera Teleregione è lieto di mandare in onda. Una puntata dedicata quindi interamente all'emergenza Covid. Parleremo sia dell'aspetto sanitario, ci sarà con noi in diretta il direttore generale dell'ASREM, Oreste Florenzano, ma ci saranno anche tante inchieste tra i cittadini, tra la gente comune, tra i commercianti, tra i baristi, i ristoratori. Il Molise sta soffrendo un periodo particolare. Tutti sono preoccupati da questa pandemia, una pandemia che sta avvolgendo tutti in un vortice davvero molto pericoloso. Ne parleremo anche con la politica, con il consigliere regionale del Partito Democratico, Vittorino Facciolla, ma ne parleremo anche con i sindaci dei comuni più colpiti, dal sindaco del capoluogo di regione, Roberto Gravina, dal primo cittadino di Isernia, Giacomo D'Apollonio, Isernia che al momento è la città più colpita dal Covid, c'è molta preoccupazione. Ne parleremo naturalmente anche con i sindaci di Termoli, Francesco Roberti, e di Venafro, Alfredo Ricci. Nella parte conclusiva ci sarà un faccia a faccia con il governatore Toma, che risponderà alle domande del sottoscritto e del direttore di Teleregione Pierluigi Boragine. In conclusione, un po' di speranza con due artisti della fotografia e del videomaker. Allora, il primo filmato che vi proporremo, che è dedicato al Molise, da parte di Pino Manocchio e suo figlio Marco, e in conclusione con il noto fotografo venafrano Franco Cappellari, che sabato inaugura nei locali dell'ex GIL una mostra su fotografica con 136 scatti sui comuni della nostra regione. Non mancate quindi l'appuntamento a domani sera con Conto alla Rovescia su questa rete. Allora andiamo a Montaquila, il sindaco Marciano Ricci, visto l'aumento dei casi di contagio da coronavirus sul territorio comunale e data la difficoltà di tracciamento, al fine di evitare il diffondersi della pandemia, ricorda a tutti i cittadini che hanno avuto contatti stretti con positivi di porsi in isolamento. Sarà l'ASREM che chiamerà i cittadini per effettuare il tampone. Si ricorda inoltre che è necessario osservare un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dal contatto stretto, al termine del quale sarà necessario effettuare un test oppure osservare un periodo
di quarantena di 14 giorni. Si rende noto ancora che la Croce Rossa Italiana, Comitato di Isernia, a seguito di accordi con il direttore sanitario dell'ASREM Molise, effettua test sierologici e tamponi nasofaringei dal lunedì al sabato, la mattina dalle ore 10.30 alle 13.30 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 al costo di 20 euro per i test sierologici e di 40 per i tamponi. Ed ora la cronaca. I carabinieri della compagnia di Isernia hanno accertato che poco prima della mezzanotte all'interno di un locale pubblico erano ancora presenti a consumare diversi avventori in contrasto con le recenti disposizioni governative che impongono la cessazione delle attività di somministrazione di bevande e alimenti all'interno degli esercizi pubblici alle ore 18. Il titolare del locale è stato sanzionato con 400 euro di multa e segnalato in prefettura. Ora rischia di chiudere la propria attività, la sospensione e dunque la chiusura momentanea della propria attività. Andiamo ora a Termoli, dove i carabinieri hanno arrestato un 24enne colto in flagranza di reato. L'arma dunque è sempre vigile sul territorio ed ha arrestato un 24enne per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Ancora i carabinieri di Boiano hanno sorpreso un automobilista che guidava in stato di ebbrezza alcolica. L'uomo è stato denunciato appunto per aver guidato in stato di ebbrezza. Ed ancora i carabinieri della stazione di Campobasso, a conclusione di un'accurata indagine, hanno denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di furto aggravato di beni pignorati, danneggiamento aggravato ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose una donna di Campobasso. La 43enne, libera professionista e occupava senza averne più alcun titolo un'abitazione del capoluogo, tra l'altro oggetto di procedura esecutiva immobiliare e dunque sottoposta a pignoramento, e da qui appunto la denuncia. Ed ora la solidarietà agli agenti di polizia penitenziaria del carcere di via Cavour, dopo quello che è successo ieri, dopo l'aggressione subita da parte di un detenuto. E quanto espresso dal portavoce al Senato del Movimento 5 Stelle Fabrizio Ortis, da sempre attento alle tematiche attinenti al mondo delle carceri dopo i fatti gravissimi riportati dalle cronache locali. Come già ebbi modo di evidenziare al Ministro di Giustizia Bonafede in una mia interrogazione scaturita in seguito della rivolta inscenata sempre a Campobasso da 75 detenuti il 27 gennaio scorso, sottolinea Ortis, gran parte dei reclusi presenta problemi di tossicodipendenza e psichici, circostanza evidenziata anche dall'associazione Antigone Molise. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo di venerdì 30 ottobre. Pressioni medio-alte determinano tempo stabile per lo più soleggiato, con ampi rasserenamenti. Da segnalare solo il transito di nubi alte e sottili sul versante adriatico. Temperature stazionarie, venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Mare mosso. Ecco le temperature sui maggiori centri della regione. Campobasso minima 9, massima 17 gradi. Isernia 9-19, Termoli 10-20, Venafro 11-20. Bene, è tutto per questa edizione. L'informazione torna questa sera alle 19.30 con la collega Valentina Ciarlante. Ora linea alla regia per qualche consiglio per gli acquisti. Restate con noi, tra pochissimo c'è la pagina sportiva.
Lo sport, il calcio di Serie D al Albalonga Campobasso, come saprete, non si disputerà a causa Covid. Ci sarebbero alcuni giocatori positivi nella rosa della formazione laziale. La gara dunque è stata rinviata. Intanto, tra i protagonisti di questo importante inizio di stagione dei rossoblù c'è l'esterno Nicola Vanzan. Sentite il servizio. Visto che le avversarie non ci riescono, sarà il Covid a fermare il Campobasso. L'Albalonga infatti ha chiesto ed ottenuto il rinvio della gara di domenica contro il rossoblù, valida per la sesta giornata di campionato. Nell'undici laziale ci sono diversi positivi, da qui la richiesta di non scendere in campo, cosa che tra l'altro è già accaduta nell'ultimo turno con l'Albalonga che non si è recata a Giulianova. L'ufficialità è arrivata ieri intorno alle 17, notizia poco gradita al team rossoblù, primo in classifica e lanciatissimo verso la Lega Pro. La squadra di Cudini sta attraversando un momento di forma eccezionale e avrebbe gradito giocare. Complimenti per la tua prestazione e quella dei tuoi compagni. Come diceva Giorgio, vi divertite anche in questa squadra a giocare, ma cosa diciamo che ho condiviso prima con i colleghi in tribuna, i vostri schemi e le vostre giocate divertono anche chi è sugli spalti, anche al risultato acquisito. Ecco, avete regalato nell'ultima gara, speriamo davvero fino a fine novembre, insomma, visto il DPCM concesso agli abbonati di assistere alle partite interne, avete regalato non solo questa larga vittoria ma anche di nuovo la vetta della classifica in solitario, visto che il Notarisco ha pareggiato e che la Recanatese deve recuperare una partita. Sì, sì, noi ci troviamo bene tra di noi, ci divertiamo a giocare. Come ho detto, abbiamo ben chiare le nostre idee di gioco, le idee che ci ha dato il mister. E il nostro obiettivo comunque è quello sempre di continuare a giocare anche magari una partita come oggi, il risultato acquisito, come hai detto tu. E noi cerchiamo sempre di continuare a giocare, di mostrare sempre quello che sappiamo fare. E poi secondo me è un gioco anche divertente per chi ci guarda. Comunque abbiamo un gioco rapido, cerchiamo sempre di giocare palla a terra, scambi veloci, inserimenti, quindi ci divertiamo e ci piace anche far divertire sicuramente la gente, che purtroppo come abbiamo visto da oggi non potrà più venire allo stadio, speriamo per un breve periodo, insomma, speriamo che riaprano gli stadi il prima possibile. Ed anche l'Olimpia Agnonese non scenderà domenica in campo, salta infatti il derby contro la Vastese. Nella formazione abruzzese ci sono due contagiati, salta dunque il derby contro gli ex Maurizio Sabelli e Nicola D'Ottavio. Sentite. Salta il quasi derby tra Vastese e Olimpia Agnonese causa Covid. Il club abruzzese ha chiesto e ottenuto il rinvio del match in programma domenica all'Aragona. Dunque salta, almeno per il momento, la sfida tra i Granata e gli ex Maurizio Sabelli e Nicola D'Ottavio, rispettivamente responsabile dell'area tecnica e direttore sportivo del sodalizio biancorosso. Salta una gara molto attesa, soprattutto dall'Olimpia Agnonese, rinfrancata dal primo punto stagionale ottenuto contro il Vasto Girardi nell'ultimo turno giocato al Civitelle. Una squadra diversa, quella che ha tra le mani ora il tecnico Stefano Senigallesi, soddisfatto per il risultato positivo raggiunto nel derby, rammaricato per il pareggio ospite arrivato al 90esimo, quando un po' tutti già gustavano il sapore dolce dei tre punti. Nulla da fare per il momento, toccherà attendere, ma non tutti i mali vengono per nuocere. Infatti, con la sosta forzata, mister Senigallesi avrà il tempo necessario per amalgamare la nuova squadra e lavorare dal punto di vista fisico su un gruppo che deve ancora raggiungere la migliore condizione. La settimana di lavoro sarà così rivista dallo staff tecnico, che intensificherà il lavoro atletico e preparerà con più tempo a disposizione il prossimo match casalingo contro la corazzata Recanatese, Covid permettendo. Questa sera alle 21, puntata speciale da non perdere di Molise Sport, coronavirus e sport, gare rinviate in Serie D e la manifestazione degli addetti di piscine, palestre, centri sportivi, emergenza sanitaria e grave crisi economica. La lotta è su due fronti: la paura del contagio e i timori di perdere
il posto di lavoro. Tra gli argomenti anche basket, calcio a 5, ricorsi sportivi, malcontento nei confronti dell'ultimo DPCM. In studio Raffaele De Francesco, amministratore delegato del Campobasso, l'avvocato Antonio Mancini, l'imprenditore Sergio Mascioli e Walter Primavera, preparatore della Magnolia e dello Sporting Venafro. Dunque non perdete l'appuntamento di questa sera con Molise Sport, trasmissione diretta da Franco Presutti. Chiudiamo parlando di basket femminile di serie A1, la Magnolia è reduce dal successo contro Battipaglia per l'ala pivot Emilia Bove. Si tratta di un successo fondamentale per il morale del gruppo. La giocatrice è stata intervistata proprio da Franco Presutti, sentite. Emilia, prima vittoria in casa, seconda in totale, che gara è stata? Allora, finalmente la nostra prima vittoria in casa è arrivata e noi tutte comunque siamo felicissime, anche perché comunque come sapete tutti quanti non è che stiamo attraversando un periodo facile tra infortuni che comunque ci stanno inondando e questa vittoria comunque ci serviva un po' per rianimare un po' gli animi, e quindi siamo molto contente che finalmente oggi è arrivata. Ecco, primi due periodi molto bene, terzo e quarto così così, forse vi siete un po' rilassate. Sì, forse un po' questo è quello che ci manca, sai, il nostro diciamo quello step in più, però siccome avevamo preso comunque un'ampia lunghezza per quanto riguarda il punteggio, è vero, sì, siamo un po' rilassate, però come penso sempre io, è meglio iniziare bene, così almeno, cioè, anche se negli ultimi due quarti comunque inizi un attimo un po' voi un po' la stanchezza, perché stasera ci abbiamo messo l'anima soprattutto in difesa, perché noi da lì stiamo cercando di trovare le giuste energie per poter poi concretizzare l'attacco. Un po' conoscevate già gli avversari incontrati in amichevole? Sì, ci abbiamo fatto tre amichevoli se non sbaglio, o tre o due, adesso non mi ricordo, sì, comunque lo conosciamo bene il nostro avversario, abbiamo sempre comunque dominato con loro e stasera finalmente anche date le assenze ci abbiamo dovuto mettere ancora più grinta. Bene, tutto anche con la pagina sportiva, grazie per aver scelto la nostra informazione, arrivederci.